Cellulosa stabilizzata serve ad isolare termoacusticamente gli edifici, una specie di cappotto che invece di inspessire le pareti riempie con insufflaggio tutte le intercapedi nelle cavità dei muri di fiocchi di ovatta. Molto leggero, come una piuma, stiamo parlando intorno ai 28 kg al metro cubo. Quindi in pratica mettiamo un piumino intorno alla casa. Innovativo il procedimento: anziché al macero la carta viene lavorata nelle cartiere, spappolata e disinchiostrata per togliere piombo, vernici e smalti, viene poi trasformata in un tessuto di fibre di cellulosa. Prima che diventi bobina, con additivi la si rende antifiamma e antimuffa. Con fosfato di ammonio, che in pratica è il concime che si usa, e con il come antifiamma. Invece come antimuffa si utilizza il solfato di rame, che è quello che si usa nei pomodori, nelle coltivazioni per esempio dello champagne. Dunque i conti ambientali. Oltre al discorso di prodotti chimici più bassi, oltre al fatto di recuperare il macero, l'avere il nostro prodotto unico al mondo in forma di bobina permette di risparmiare il 70% sui costi di trasporto, perché una bobina ha una densità intorno ai 1000 kg al metro cubo contro un sacco di insufflaggio che viaggia sui 150 kg al metro cubo. O addirittura un pannello del cappotto, 50 kg al metro cubo. Grande traspirabilità, tempi di posa veloci, quindi costi ridotti, poiché con l'insufflaggio non c'è bisogno di montare un ponteggio né spostare persiane o tubi di gas. Un appartamento lo si può fare tranquillamente in mezza giornata, una giornata in funzione appunto della grandezza. Con 1.500, massimo 2.000 euro viene fatto l'intervento, che fa però risparmiare intorno al 30% sui costi di riscaldamento. C'è il vantaggio della miglioria dell'immobile, la valorizzazione dell'immobile, perché si salgono di almeno due categorie.